grazie di essere venuti qui alla presentazione del libro di Flaminia Coniglio, Le parole non dette, edito dall'Erudita. Io sono Eugenio Murali. Partirei con una lettura, stiamo leggendo il libro, diciamo qualcosa, Le parole a Los Angeles. Luigi aveva ben altro a cui pensare che a rimproverare sua figlia. Di lì a poco avrebbe dovuto trasferirsi con tutta la famiglia a Pretoria, Sudafrica, per motivi di lavoro. Giulia aveva appreso la notizia un paio di mesi prima, proprio dopo un allenamento di basket. Sebbene non sembrasse in alcun modo turbata dal fantasma del trasferimento, l'interno del suo corpicino innocente segnalava il suo disagio tramite gastriti violentissime e infezioni respiratorie ricorrenti. Non sapeva ancora, data la tenera età, che un dolore non può essere tenuto in fondo a una pentola a pressione in eterno. Prima o poi il coperchio dorato scoppia e il liquido bollente del non detto esplode, lasciando tracce di sugo sporco in tutto il corpo. È un libro quindi ricco di spunti, un libro necessario, un libro che sono contento che Flaminia abbia scritto, sono contento di aver letto, sono contento di presentare oggi. È la storia di Giulia principalmente, ma ed è bella perché è una storia che attraversa un po' il mondo, no? Attraverso questa Giulia viaggiatrice, con questa famiglia che si sposta, e attraversa un po' il mondo come lo attraversa anche Flaminia, quindi non è la descrizione dei luoghi, per esempio, non è una descrizione fittizia. Flaminia ha visto davvero tanti luoghi e questa è anche una forza del libro. Però intorno a questa storia di Giulia, che vuole essere davvero la portatrice, diciamo, del non detto, dell'importanza del dire il non detto, ecco, un gioco di parole forse, si innestano altre storie. Allora, Flaminia, partiamo proprio, direi, da questo titolo, visto che spiegaci un po' perché l'ha chiamato Le parole non dette e perché è importante dirle, scriverle queste parole. Allora, dunque il titolo, sì, principalmente questo è un libro in cui si avvalgono varie tematiche, dunque vedrete, i disturbi alimentari al bullismo, agli abusi, però tutte queste tematiche, a volte anche molto eclatanti, hanno una cosa in comune, che è proprio questo non detto. E questo non detto riguarda anche un po' tutti noi, non bisogna arrivare a questi aspetti eclatanti, a questi sintomi. E purtroppo molto spesso si pensa che tacendo, facendo finta di niente, mettendo un coperchio, un'armatura, che è un altro leitmotiv del libro, si possa vivere sereni e fare finta di niente. Però a un certo punto questo non detto in un certo modo deve esplodere, che sia attraverso un sintomo, che sia attraverso una perdita, che sia attraverso dei problemi relazionali. A un certo punto queste cicatrici che uno voleva tappare sanguinano, penso. Ecco, Giulia in particolare, spieghiamo un pochino anche qualcosa, senza rivelare tutto perché ci sono dei colpi di scena, quindi non vogliamo togliervi il piacere poi di andare a leggere il libro fino in fondo, perché giustamente Flaminia ha costruito una trama interessante, una sorta di giallo.